sfortunatamente non si adatta alla nostra linea di prodotti, ma grazie per aver presentato il vostro gioco. Estate 1982. Studente d'architettura, Università di Washington. Douglas Smith, consulente accademico al centro computer, imbottito di Pascal, Fortran e Assembly, un puzzle platform dove un tizio deve sgraffinare oro, scavando buche da farci cadere nemici dentro. Programmato per ammazzare la noia d'estate, un gioco che gira gratuitamente diventa un cult. Studenti disegnano livelli, espongono idee, la piattaforma, un VAX 11780. Una sera, Douglas porta la nipote di 8 anni. Perché non lo metti su di un floppy, così posso giocarlo a casa sul mio Apple 2? 3 giorni, una versione in bianco e nero, nessun joystick, medium res, la presentazione a Broderbund. Sfortunatamente non si adatta alla nostra linea di prodotti, ma grazie per aver presentato il vostro gioco. A portare migliorie, a riprovare, poco prima di Natale, diverse proposte, scegliere Broderbund. Il copyright di Loadrunner non riguarda il personaggio, ma le meccaniche di gioco, e le meccaniche di gioco sono il cuore e l'anima di Loadrunner. 1999, 3 milioni di copie vendute. Da ieri a oggi, Apple 2, VIC-20, Commodore 64, ZX Spectrum, Atari 8-bit, SG-1000, BBC Micro, Amstrad CPC, NES, Super Nintendo, Atari Lynx, Windows, iOS, Virtual Console, Xbox Live, PlayStation Network. Douglas Smith affermava che sua figlia amava Tomb Raider, ma che lui avesse problemi a gestire la telecamera. Muore nel 2014, a 53 anni. Sfortunatamente non si adatta alla nostra linea di prodotti, ma grazie per aver presentato il vostro gioco.